proprio per mettere a sistema le poche marcite che restano di Milano. Sono quattro, come avete visto dal programma, marcita del Parco Lambro, che abbiamo restaurato negli ultimi 2 anni, la marcita di Chiaravalle, che grazie alla presa in carico da parte di 2 agricoltori adesso rifunziona, l'abbiamo vista oggi con l'acqua e grazie all'incarico dato dal Comune di Milano. Poi la marcita del Ticinello, quindi Cascina Campazzo, Parco del Ticinello, che i fratelli Falappi mantengono da una vita, da sempre. Loro hanno le vacche da latte, quindi la produzione è direttamente, produzione di erba fresca va direttamente a nutrire le loro vacche. E qui la marcita di Cascina all'interno, che viene mantenuta da Paolo e promossa, vitalizzata in tutti i modi dall'associazione Amici Cascina all'interno. Quindi sono un patrimonio storico, ambientale, culturale, agronomico di altissimo pregio le marcite, e la volontà di farle conoscere non è per conoscere dei relitti del passato, perché tutte queste sono in funzione, ma proprio per dire quanto possono insegnarci una tecnica che ancora può servire oggi per diversi motivi. Allora, io inizio, però poi chiedo aiuto ai miei amici per raccontare i benefici delle marcite. Allora, io parlo di quelli storico-culturali e poi chiedo a Michele di aiutarmi su quelli ambientali e agronomici. Così mi passa la voce. Storici, allora, forse già sapete, arrivano dai monaci cistercensi, o forse da prima le marcite, sicuramente perfezionate poi dai monaci. Quindi siamo nel Medioevo, quando il libro di Prati di Chiaravalle, siamo addirittura nel 1400, raccoglie le mappe delle marcite dell'abbazia di Chiaravalle. Che poi hanno continuato a funzionare fino ai giorni nostri, fino con qualche interruzione negli ultimi tempi. Dico, queste marcite sono state apprezzate moltissimo dagli agronomi che facevano il Grand Tour, non solo gli artisti e i letterati, ma anche gli agronomi venivano a studiare il sistema dell'irrigazione lombarda e le marcite. Abbiamo scrittori come Arthur Young, che nell'inglese, che alla fine del Settecento spiega come funzionano le marcite, che poi in Inghilterra verranno chiamate water meadows, quindi prati irrigati. Ma poi agronomi tedeschi, Burkhard, fino a fino a americani che portano la conoscenza della marcita e del sistema irriguo al Consiglio di Washington. Quindi, ve la faccio breve, eravamo famosissimi. Dicevano che quello che si riusciva a fare in Lombardia con poca fatica, noi nel nord Europa riuscivamo a fare invece con grande impegno. Quindi noi milanesi eravamo molto più avanti in questo. Un sistema che però per vari motivi è andato in crisi. E quindi moltissime marcite, adesso chiamo gli amici poi a raccontarvi come è andata in crisi la marcita, non sono state rotte, però avevamo manuale del Soresi dall'inizio del Novecento, ancora prima il manuale del Berra, avvocato che aveva le marcite nella zona di Crescenzago, che hanno scritto dei manuali per raccontare come si produceva il foraggio, quali erano le tecniche migliori e come bisognava fare il filo dell'acqua, come bisognava raccogliere l'erba e così via. Quindi questo per darvi l'idea di
del valore di quello che noi adesso vediamo quasi come un relitto, ma erano ovunque, c'erano marcite, tutte le aziende agricole ne avevano, erano aziende, c'era l'agricolo zootecniche, metà dei campi erano dedicati ai cereali, metà ai prati, e dei prati una buona parte erano marcite, perché producevano molto di più. Producevano foraggio per i bovini, ma anche per gli equini e per i buoi per trasportare. Milano aveva bisogno di moltissima carburante che era fatto dall'erba, e le marcite ne potevano produrre molto di più di un prato normale. Dai 3 ai 4 raccolti l'anno, giusto? Le marcite, a seconda delle marcite, arrivavano a 6, 7, dipendeva anche, quelle di Chiaravalle dicevano anche molto di più, perché raccoglievano le acque reflue della città di Milano, che quindi producevano più massa organica e quindi producevano di più. Il principio è questo: fanno scorrere un velo d'acqua sul prato, in modo tale che l'acqua non permetta all'erba di gelare in inverno. E questo è il periodo della sommersione, che è la caratteristica precipua della marcita rispetto a un prato ad acquatorio, che da dicembre a febbraio rimane sotto acqua, ma non è come una risaia che è completamente arragata. L'acqua è in un velo molto sottile, e la capacità del campare è proprio quella di farla scorrere in un velo sottile senza mai si fermi, e questo impedisce all'erba di gelare e alla neve di fermarsi. Una volta, fino a 2 inverni fa, abbiamo foto, siamo corsi tutti fuori quando ha nevicato, il giorno dopo la nevicata, con il sole, tutti i campi brillano del bianco della neve, e la marcita brilla del suo verde.